Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo molto particolare dove non troveremo salvezza, non troveremo eroi, ma troveremo vendetta. Mi riferisco a Com'è giusto che sia di Marina Di Guardo, pubblicato dalla casa editrice Mondadori in questa splendida copertina. Faremo la conoscenza qui di Dalia, una ragazza di 22 anni, perfetta, studentessa di medicina, volontaria in un centro antiviolenza, una persona, anche in qualche modo dimessa, tranquilla, che in realtà cela un passato estremamente violento. È vittima infatti di un passato, doloroso, testimone delle violenze che ha subito la madre, ormai chiusa in se stessa. Ebbene, Dalia, dalla reputazione immacolata e dalla visione così angelica esteriore, in realtà ha un piano davvero terribile: uccidere tutti gli uomini che hanno maltrattato o infastidito chi lei ama. A ciascuno quel che si merita, dice, com'è giusto che sia. E da qui il titolo di questo libro. Una storia senz'altro non convenzionale, un eroe negativa, in questo romanzo di giustizia fai da te, una situazione molto particolare quella di Dalia che però decide di effettivamente ripagare con la stessa moneta chi ha fatto violenza sulle persone che lei conosceva, su sua madre, su se stessa, su chiunque. E Dalia ha un quaderno sul quale si segna questi nomi. Vi leggo però solo l'inizio per darvi l'idea del taglio con cui è scritto questo romanzo davvero particolare. L'aveva comprato al supermercato, l'aveva scelto per la copertina, una tigre che correva inseguendo una gazzella. Era rimasta ferma a contemplare quella foto in mezzo agli scaffali di prodotti in offerta e a carrelli colmi di cibo. Pura forza, muscoli tesi, sguardo ipnotico. L'aveva messo nel cestello insieme ai pacchi di pasta e alle scatolette di tonno. Alla cassa, subito in borsa, separato dal resto della spesa. Adesso lì dentro c'erano delle vite, vite che le appartenevano. Quando apriva quel quaderno si sentiva bene, finalmente se stessa, libera da finzioni, buone maniere, rituali sempre uguali. Lo nascondeva sotto una mattonella staccata del pavimento, un nascondiglio usato in passato da chissà chi, una nicchia creata d'arte. Il quaderno ormai era diventato voluminoso, con tutte quelle foto e le pagine zeppe di informazioni, uno schedario vero e proprio da arricchire ogni volta che poteva su cui fantasticare. Ecco, questo è il libro della vita e della morte di Dalia. Ovviamente, il romanzo non giudica la situazione né positiva né negativa, è configurato come fosse un thriller, un noir, e ovviamente al lettore la sentenza. Consigliato Com'è giusto che sia di Marina Di Guardo, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. E con questo è tutto per ora, l'appuntamento con l'informazione e con i libri alle prossime edizioni.